fittizi di battaglia per riprendere queste scene, ma si è capito anche che si poteva fare un altro uso, caricandolo di gas, modificandone la forma e comunque lasciandone intatte le peculiarità, quindi la radiocomandabilità, la manovrabilità eccetera, si potevano creare delle sonde radiocomandate con in essa contenuti questi serbatoi di liquido o comunque di sostanze chimiche specifiche da far fuoriuscire a intervalli regolari. Normalmente questi aerei volano nella stratosfera, anche se ad Edmonton, sul radar, hanno osservato aerei che rilasciavano scie chimiche ad altezze minime come 18.000 piedi. Gli scarichi di questi aerei distruggono lo strato di ozono che provano a proteggere con i chimici, quindi è una cosa molto stupida. Ed è stato Clifford Carnicom, e noi lo abbiamo fatto qui sulla costa, lo potreste fare benissimo anche in Italia, chiamare l'ufficio meteorologico, chiedere qual è la temperatura e l'umidità dai 30.000 o 35.000 piedi, ovvero 10.000 metri, se l'umidità è inferiore al 70%, se l'aria è molto secca, le scie di condensazione non possono formarsi. Se la temperatura è superiore ai meno 40, le scie di condensazione non possono formarsi. Se state osservando scie aeree ed è più caldo di meno 40, se l'umidità è inferiore al 70%, quelle non sono, non possono essere scie di condensazione. Nel marzo del 2001, una reporter radio sulla costa orientale degli Stati Uniti, di nome S.T. Brent, e suo marito Lou, che aveva in passato fatto parte dell'intelligence navale degli Stati Uniti, uscirono di casa una mattina in un piccolo paesino del New Hampshire, dove non c'era traffico aereo, forse un aeroplano al giorno, e contarono 375 grossi aerei sopra la loro zona nel corso di 4 ore. Lou contò 45 corridoi aerei che formavano una rete di scie chimiche nel giro di una sola ora. Quando Esty chiamò la sua stazione radio, tutto lo staff e i giornalisti uscirono dal loro edificio e poterono contare 375 scie dove di solito non c'erano mai state scie. Esty Brent iniziò a chiamare vari aeroporti e finalmente riuscì a parlare con un responsabile del controllo aereo per l'intera costa nord-orientale degli Stati Uniti, un uomo che successivamente abbiamo chiamato Deep Sky per proteggere la sua identità. In più di 3 interviste alle quali ho partecipato, ci riferì di fronte a testimoni che si trattava di un progetto della US Air Force e che gli aerei che si potevano seguire dai radar erano US Tankers che volavano in Canada dagli Stati Uniti, rilasciando materiale che poteva essere visto sui radar come una sorta di foschia. A tutti i controllori di volo sul territorio statunitense fu ordinato di indirizzare gli aerei civili al di sotto delle griglie di scie e delle interferenze che causavano. Quando domandammo quale fosse lo scopo di queste scie chimiche, ci disse che ciò che gli era stato riferito era che si trattava di modificazioni climatiche. Dopodiché chiamò i controllori aerei dei maggiori aeroporti statunitensi e tutti confermarono di poter osservare la stessa cosa. Tutti espressero preoccupazione per possibili effetti dannosi sulla salute umana a causa delle particelle che sarebbero ricadute al terreno. Sappiamo dalla Environmental Protection Agency statunitense che particelle estremamente piccole, 10 micron o anche meno, sono estremamente pericolose e possono causare, secondo i loro studi, un accrescimento del 5% delle fatalità nel giro di sole 24 ore. Uno dei miei capelli, o un capello sulla vostra testa, è largo 100 micron, quindi 10 micron è molto piccolo. Un brevetto americano del 94, riguardante l'irrorazione di chimici, in particolare ossido di alluminio, per riflettere l'1% della luce solare e rallentare il riscaldamento globale, richiedeva 10 milioni di tonnellate di ossido di alluminio da spargere nell'emisfero nord a livello di 10 micron. Al di là della tossicità delle particelle, anche la sola dimensione può essere estremamente pericolosa, ricadendo casualmente verso il terreno. Quindi qualcuno che sta qui non presenta problemi, ma qualcuno 50 metri più in là può respirare molte di queste particelle e se è sensibile potrebbe sentirsi molto male, come stiamo scoprendo. Bario, alluminio, titanio.
La presenza di tali sostanze chimiche potrebbero spiegare una delle anomalie più spettacolari che presentano le scie, ovvero le bizzarre iridescenze simili ad arcobaleni che appaiono in condizioni climatiche che non consentono fenomeni naturali simili. Quasi come se l'atmosfera diventasse un'enorme bolla di sapone. Siamo molto preoccupati, qui in Canada, del fatto che l'aviazione americana possa mandare velivoli militari nel nostro spazio aereo e danneggiare la salute dei canadesi e della vita selvaggia in questo meraviglioso luogo in cui viviamo, senza notificazione o permesso. Siamo molto preoccupati che, mentre il clima si surriscalda e le condizioni atmosferiche diventano sempre più instabili, giocare con il manto nebuloso creando nuvole artificiali possa dar vita a un sistema caotico ancora più imprevedibile ed estremo nella sua oscillazione. Sappiamo che il manto nebuloso funge da termostato regolatore della temperatura sul pianeta. Sappiamo anche che le normali scie di condensazione sono così consistenti e così tante sulle principali rotte aeree negli Stati Uniti, Nord Atlantico ed Europa, che la copertura nebulosa è aumentata del 20% negli Stati Uniti e, secondo scienziati tedeschi, almeno del 10% in Europa. Stiamo parlando di qualcosa come 62 milioni di aerei, militari e civili, ogni anno, che con il loro scarico creano nubi artificiali che sostanzialmente cambiano il clima, perché queste nubi trattengono calore e rendono l'effetto serra ancora più pericoloso. Ma le scie chimiche non sono scie di condensazione. Proprio perché sono chimici, hanno una persistenza maggiore e proprio per la loro natura chimica possono indurre problemi di salute. È mia convinzione e quella di due scienziati che lavorano al progetto Chemtrails al Wright-Patterson Air Force Base dell'Ohio, che le scie chimiche rilasciate a grandi altezze portino al terreno e nei nostri polmoni microscopici funghi, batteri e virus che sappiamo vivere nelle zone più alte dell'atmosfera. Non siamo abituati a tali cose. I nostri polmoni, il nostro sistema immunitario non ha mai avuto esperienza di tali agenti patogeni. E credo anche che le perdite di memoria breve, i dolori alle giunture, lo stordimento siano segni di micosi, infezione da funghi. La maggiore differenza tra i disturbi legati alle scie chimiche e la comune influenza, al di là della severità di tali disturbi, è che naturalmente in un'influenza la temperatura sale. Se ci si sente male a causa delle scie, la temperatura cade. E se la temperatura cade, ci si trova con molta probabilità davanti ad una micosi. Quindi raccomando ad ogni spettatore di assumere pepe di cayenne giornalmente per alzare la temperatura corporea ed eliminare l'infezione da funghi. È stato Edward Teller che, partendo da ricerche russe e di altri, nel 1997 pubblicò uno studio in cui suggeriva che i governi occidentali avrebbero dovuto usare uno schermo solare nella stratosfera di piccole particelle riflettenti e suggerì nel dettaglio ossido di alluminio per riflettere l'1% della luce solare e rallentare il surriscaldamento globale, che già in quegli anni aveva raggiunto proporzioni critiche. Ad un seminario internazionale sulle emergenze planetarie nel 1998, Edward Teller, il padre della bomba H, suggerì nuovamente ai delegati dei governi rappresentati in quel seminario di usare uno schermo solare
parlare. Questi materiali chiamati well-back materials fanno molto di più che riflettere la luce solare. Sono capaci di assorbire il calore tra il terreno e la stratosfera, diciamo tra il terreno e 30.000-35.000 piedi, e cambiarne la frequenza in frequenze infrarosse, e possono far sì che tali radiazioni vengano espulse nello spazio esterno. Probabilmente è per questo che non si è mai osservata l'irrorazione notturna. Gli scienziati atmosferici ci dicono che